abbastanza bene. Si è conclusa a Matera la manifestazione Ristoranti Lucani, vetrina dei sapori nostrani, ma anche momenti di cultura, dibattito e spettacolo. Ieri sera il premio per i migliori ristoratori lucani in Italia e nel mondo. La cucina lucana ha varcato con successo i confini regionali, prodotti genuini, sapori inconfondibili, la capacità di mantenere la tradizione e riproporla non solo in Basilicata. Tanti ristoratori che hanno saputo tenere alto il nome lucano in regione e fuori e i riconoscimenti sono arrivati, anche se solo per alcuni, ieri sera a Matera e a Castelmezzano, il ristorante premiato in regione, al becco della civetta di Maria Antonietta Santoro per il forte legame che esprime con il territorio non solo nelle pietanze. Dice la motivazione. Il miglior ristorante in Italia è stato giudicato invece l'Angolo della Lucania di Genova. Come compete la nostra cucina con il pesto? Ma direi che si difende molto bene, anzi è molto a richiesta. Qual è il piatto che lei cucina di più? Beh, tantissimi primi piatti, tutti fatti in casa, tra l'altro le paste tipiche strascinati, orecchiette, cavatelli, lagane e via di seguito. I suoi clienti sono lucani o più genovesi? Diciamo, sono più genovesi, con parecchi lucani anche internazionali. Ma la Basilicata è arrivata con le sue ricette anche oltreoceano. Beh, assolutamente è la perla del ristorante italiano a Washington. È piccolo, è un chicchino, si propone di essere autentico, perciò il numero uno. Qual è il piatto più richiesto? Ma dei piatti lucani, assolutamente i fusilli al ferro e anche il caprettino con le patate al forno. Io sono 11 anni adesso che sono lì e finalmente ho realizzato, come si dice, il mio sogno americano. Bene,